Non è la prima volta che la politica si trova ad affrontare emergenze nazionali. Siete dei politici forti, che non si arrendono, è nel vostro DNA. Questa sfida però va vinta insieme. Per questo ci avete chiesto un sacrificio. Avete chiuso teatri, cancellato eventi e manifestazioni per il bene della nazione. Questo però significa che non lavoreremo, ma la salute dei cittadini e il bene della nazione vengono prima di tutto. A questo punto ci aspettiamo da parte vostra un piccolo sacrificio. Per un mese e poco più, rinunciate al vostro stipendio di parlamentari. Voi siete circa 1.575, che moltiplicato per 15.000 euro fa all'incirca 30 milioni di euro, aggiunti ai quali possono andare quelli dei vitalizi e sfioreremo una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Questi voi li metterete in un bel fondo per la cultura. Non vi chiediamo di stravolgere le vostre vite, di cambiare le vostre abitudini di vita, ma insieme e con il vostro aiuto ce la possiamo fare a salvare il paese e soprattutto a salvare il culo, che per una volta non sarà solo il nostro. Grazie, signor Presidente. Grazie, signori parlamentari. Viva l'Italia!